Sera nella notte, le vetrine del ristorante Dalmata in via Revoltella, al grido "questa è la mia vendetta", l'uomo era stato allontanato dal locale per molesti e insulti. Alberghi pieni in città per il ponte dell'Immacolata, un tutto esaurito che fa ben sperare per Capodanno, bene anche il commercio proprio grazie ai turisti. Rinnovata la cerimonia dell'infiorata alla Stella Mariana di Piazza Garibaldi, il vescovo chiede protezione in particolare per le famiglie, i bambini e i giovani. Appena inaugurato e già preso d'assalto il tradizionale mercatino di Natale tra Sant'Antonio e Piazza della Borsa, e anche Monfalcone inaugura il Natale in piazza. Sono i pilastri della società, dobbiamo loro gratitudine, questo è lo spirito del Natale artigiano dedicato a una cinquantina di ospiti delle case di riposo. Buonasera dal telegiornale di Tele 4, vetrine spaccate alla trattoria Dalmata, ristorante Dalmata di via Revoltella. L'episodio accaduto nella notte è stato preceduto da molestie e insulti e anche minacce da parte di un uomo in serata. Indagini della polizia, vediamo il servizio. È venuto un signore verso le 10:10, chiedeva di mangiare, ma si è comportato in maniera proprio violenta, ha iniziato a urlare, ha fatto anche arrabbiare certi clienti insultandoli, poi il nostro ragazzo, il mio cameriere, è uscito fuori, lo ha allontanato dal locale, ma lui insisteva, voleva entrare. Niente, alla fine abbiamo dovuto chiamare la polizia è intervenuta prontamente, l'hanno allontanato e l'hanno portato via. Alle 2:30 mi squilla il cellulare a casa e mi chiama la polizia dicendomi che le vetrine sono sfondate. Prima in serata le minacce, gli insulti e le molestie agli avventori da parte di un uomo in evidente stato di alterazione alcolica. Poi intorno alle 2 di notte il fragore delle vetrine infrante con un tubo metallico preso probabilmente da un vicino cantiere. È successo alla trattoria Dalmata di via Revoltella alla confluenza con via Sette Fontane. Ci sarebbero almeno 2 testimonianze che collegherebbero i 2 episodi come opera della stessa persona già identificata in serata dalla polizia che sta conducendo le indagini. I testimoni hanno confermato che il signore, si tratta di, al 99% del signore che era già prima, urlando, mentre sfondava le vetrine, urlava "questa è la mia vendetta". Il titolare è ancora scosso per l'accaduto, ma ha deciso di tenere aperto in questo giorno di festa, ingenti i danni al locale. E guardi, così all'occhio direi che siamo sui 5.000-6.000 euro perché ha rotto anche i marmi. Continuiamo a lavorare normalmente, come potete vedere i vetri stanno reggendo, adesso li mettiamo un po' in sicurezza per non avere problemi con qualche bambino, non so, magari viene, si può tagliare comunque. La Croazia entrerà in Schengen a partire dal 1 gennaio 2023, ingresso approvato a Bruxelles dai ministri dell'interno dei Paesi membri. Le lunghe code al confine del periodo estivo sgradite a molti triestini potrebbero quindi diventare un lontano ricordo il prossimo anno. La Croazia, lo ricordiamo, abbiamo visto le immagini, è entrata nell'Unione Europea il primo dell'anno del 2013, ora sarà ufficialmente anche nell'Eurozona che non si ampliava da 10 anni. Restano fuori invece Romania e Bulgaria in seguito al veto posto dall'Austria. Ponte dell'Immacolata, all'insegna di un vero e proprio boom di turismo in città, scelta da molti italiani e stranieri per le molteplici offerte, ma anche con un occhio alle condizioni meteo in montagna. Vediamo. Tutto esaurito negli alberghi cittadini per questo lungo ponte dell'Immacolata. La conferma del boom di turisti arriva dal presidente di Federalberghi, Guerino Lanci, che prefigura buone prospettive anche per la prossima settimana. La scarsa neve in montagna, ma anche e soprattutto la grande offerta messa in campo in questo periodo di feste, ha richiamato molti italiani e stranieri a Trieste, in quello che è il primo vero banco di prova per il turismo di fine anno. Il ponte sta segnalando il quasi tutto esaurito in città. Molte persone anche stanno cercando camere oggi, perché purtroppo non essendovi neve in montagna le camere vengono ricercate in città con un cambio di destinazione. Quindi il ponte sta andando decisamente bene. Anche la settimana successiva sta mostrando una certa fermento nelle prenotazioni e nelle presenze, chiaramente non da tutto esaurito. Ovviamente quella che un po' più soffre, come sempre in città, è la settimana di Natale, mentre già per Capodanno si registra in molti alberghi quasi tutto esaurito.
Buoni segnali arrivano anche dal commercio, risollevato in questo periodo proprio dai turisti, come spiega il presidente di Confcommercio, Antonio Paoletti. I commercianti ce la mettono come sempre tutta, abbiamo molto turismo, questo aiuta anche i negozi, e direi che la prima partenza non è male. Aspettiamo questi giorni, come sempre la gente arriva sotto Natale, non è facile, non è un momento facilissimo, però la volontà di reagire del nostro comparto è unica e diamo coraggio, e dico a tutti quelli che ci ascoltano, comperate a Trieste, comperate sotto casa. Il Comune intanto mette in campo varie iniziative per arricchire l'offerta turistica, il sindaco Roberto Di Piazza. Io sono sempre convinto che più abbelliamo la città, più chiudiamo le vie, più rendiamo la città vivibile sotto il punto di vista dei passaggi. Pensatevi a Cassa di Risparmio, una volta cos'era, cos'è adesso, e allora questo dobbiamo fare, e credo che lo abbiamo fatto anche abbastanza bene. Stanno arrivando anche nuove realtà, penso ai duchi in piazza che si allargano, altri alberghi che stanno arrivando. Offriamo un'offerta ormai turistica importante, beh, basta pensare ai 500.000 turisti arrivati con le navi, che i prossimi anni saranno 750.000. E oggi, 8 dicembre, si è ripetuta in Piazza Garibaldi la tradizionale cerimonia dell'infiorata in omaggio all'Immacolata. Il vescovo Crepaldi ha lanciato un forte messaggio per famiglie e giovani. Vediamo. Si è ripetuta stamani in Piazza Garibaldi, nella ricorrenza della festività dell'Immacolata Concezione, la tradizionale cerimonia dell'infiorata alla Stele Mariana, organizzata dal Centro Italiano Femminile in coorganizzazione con il Comune di Trieste. Sindaco e varie autorità hanno presenziato alla celebrazione officiata dall'arcivescovo Monsignor Giampaolo Crepaldi, che ha voluto lanciare un forte messaggio a favore delle famiglie e dei più giovani. Delle nostre famiglie. Dallo sfilacciarsi delle relazioni sempre più aleatorie e infeconde, che difende i nostri bambini dal vuoto educativo che li insidia, che difende i nostri giovani, anche quelli che frequentano questa piazza, da chi vende loro droghe mortifere sotto forma di evasione, che difende i nostri ammalati, che difende il nostro mondo da guerre distruttive e insensate. L'Immacolata, nostra avvocata, difende e sostiene la causa della pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nella nostra Trieste, in Italia, in Europa e nel mondo. E allora, cari sorelle, affidiamo alla sua materna intercessione, pregando tutti insieme. Taglio del nastro questa mattina per il mercatino di Natale in centro città, l'iniziativa di Confcommercio e del Comune che si protrarrà fino al 2 gennaio. Vediamo. Inaugurazione festosa per il mercatino di Natale che compie 10 anni, raddoppiando gli espositori nelle tradizionali casette di legno. Al taglio del nastro presenti il sindaco, il vice sindaco, assessori e consiglieri comunali, i vertici dei vari comparti di Confcommercio. Le 65 bancarelle resteranno allestite nella zona tra Piazza della Borsa e Piazza Sant'Antonio fino al prossimo 2 gennaio, e già nella prima giornata hanno attirato moltissimi visitatori a caccia di regali di Natale o semplicemente in giro di perlustrazione. Curiosiamo, vediamo cosa troviamo. Viene ogni anno il mercatino qui? Sempre, sempre, ormai è un'influenza. Cosa cerca in particolare? Alla Triestina, Strafanici. Ne abbiamo approfittato, siamo amanti del formaggio, abbiamo sentito un pezzo di questo formaggio che è buonissimo. No, niente regali. Solo curiosando. Curiosando. Ma la guardi, si guarda un pochino, no? Vediamo i prezzi e dopo si decide cosa i figli vogliono, a dire la verità. Sì, ma insomma... Bel, però vedo che c'è tanta gente che compra. Inserito in un circuito europeo, il mercatino di Trieste ha la particolarità unica di trovarsi in una città sul mare. Gli espositori rappresentano 11 paesi e le merci esposte si dividono tra prelibatezze alimentari, oggetti d'artigianato e tradizionali strenne natalizie. Tutto legno, mm-hmm. Roba mia. Da dove viene? Per Slovenia, Ribnica. Cose artigianali? Sì, lavoro 60% mio prodotto.
E naturalmente, come ogni anno, viene dato ampio spazio alla solidarietà e al mondo delle associazioni Onlus. L'agency è un Onlus e vendiamo questi, poi i soldi vanno agli ospedali che costruiamo e forniamo degli esperti, gli operatori, i medici, eccetera, in giro per il mondo, anche in Italia. Siamo presenti, questo è un banchetto appunto che si scambiano tutte le associazioni presenti a Trieste, oggi ci siamo noi di Croce Rossa fino a sabato. E la solidarietà è sempre importante, ma i triestini ogni anno rispondono sempre in maniera ineccepibile, quindi vi aspettiamo tutti qua. E ci colleghiamo proprio alla solidarietà, perché il Natale Artigiano, iniziativa solidale che quest'anno compie 40 anni, si è svolto questa mattina a favore di una cinquantina di artigiani ospiti delle case di riposo. Vediamo. È il 40° anno di fila che Confartigianato consegna doni natalizi agli artigiani ospiti di case di riposo e istituti. La consigliera Erminia Dionis, presidente del fondo Luigi Cristiani, ha accompagnato oggi 50 anziani alla messa nella chiesa dei Santi Andrea e Rita di Via Locchi e seguito il pranzo al centro piccola impresa, dove ognuno ha ricevuto un dono. Da 40 anni giusti, ma io sono felice e contenta perché sono ancora qui. La Madonna mi aiuta, anche col freddo, con la neve abbiamo sempre fatto. E sono felice veramente di fare, perché è come cercare un giocattolo, avere un giocattolo nuovo. Per me queste persone anziane danno tanta tenerezza, perché guardi, portarle fuori della casa di riposo a un pranzo, darle il pacco dono, li vedi col sorriso, vero? Che danno gioia. Abbiamo ripreso quest'anno questa tradizione che abbiamo sospeso un paio d'anni per questioni del Covid, e è una cosa che è una nostra tradizione che vogliamo portare avanti e mantenerla, perché bisogna tenere e accompagnare tutti i nostri artigiani in tutto il loro percorso. Siamo molto contenti di questa continuità. 40 anni fa ero il presidente della sezione artigiani di Confartigianato, facevo parte del gruppo giovani e ho detto a Erminia: guarda, io mi occupo di giovani, tu bisogna che cominci a occuparti degli anziani, perché speriamo tutti di arrivarci. Ecco, 40 anni di grande lavoro. Mi manca testimoniare la grande riconoscenza che la città dà nei confronti di queste persone che hanno lavorato nel nostro tessuto e sono di fatto la storia e hanno un messaggio importante da dare. Trieste è una città meravigliosa, ma è fatta di persone incredibili che hanno messo sacrificio, professionalità, passione, ed è giusto oggi essere qui a ringraziarli e a festeggiarli. Con l'accensione del presepe in Piazza della Repubblica e la contemporanea illuminazione della Rocca sono partiti i programmi per il Natale di Monfalcone. Abbiamo intervistato il sindaco Anna Maria Cisinte. Un Natale da fiaba davvero, è il primo Natale su questa piazza rinnovata che abbiamo riaperto per 2/3. Siamo molto orgogliosi già di questo, perché i lavori sono iniziati a maggio e queste brevissime ditte, questi operai veramente si sono impegnati sentendo la responsabilità di farci godere del Natale. Ma invito tutti a venire, perché c'è un colpo d'occhio fantastico, le casette, il villaggio di Natale con dei prodotti che sono di artigianato puro, e poi un presepe rinnovato in centro alla piazza, la pista di pattinaggio, questa sera ci sarà veramente anche un ospite d'eccezione, e un albero bellissimo, poi la mostra dei presepi che inauguriamo oggi all'interno del municipio, e poi tanti eventi, la mostra di Nunziante che abbiamo inaugurato ieri, e tanti eventi che dureranno fino all'8 di gennaio. Pochi conoscono la storia della spedizione scientifica polare austro-ungarica intrapresa 150 anni fa. Una mostra al Museo Istriano di via Torino ora la celebra. Sentiamo Umberto Bosazzi. Si potrà visitare fino a tutto gennaio la mostra Marinai delle vecchie province fra i ghiacci, curata da Enrico Mazzoli, alpino ed alpinista, che conobbe la vicenda proprio durante il servizio militare. L'esposizione ripercorre le vicende di quella che 150 anni fa fu una vera e propria epopea e che presenta una caratteristica che la rende particolarmente adatta ad essere ospitata dall'IRCI di via Torino. La mostra si divide grosso modo in due parti. L'ala sinistra, entrando
dell'esposizione dedicata appunto al 150° anniversario della spedizione austro-ungarica al Polo Nord, con tutte le sue vicende, antefatti, eccetera. L'altra ala è dedicata alla conseguenza, quindi l'idea che nasce proprio da questa spedizione di internazionalizzare la ricerca polare e quindi creare un evento che si chiamerà Anno Polare Internazionale 1882-83, che apre l'epoca delle stazioni polari nell'Artico e in Antartide, con un progetto che sta continuando fino al giorno d'oggi. Le maestranze, ma il nervo, la forza, la vita dell'impresa del 1872, ma anche di alcune successive, il nervo ha le radici in questa terra. Istriani, fiumani e dalmati, uomini che sentono il freddo meglio dei nordici. Un diorama, stampe, fotografie, immagini ed altre ricostruzioni ripercorrono le vicende alla base della spedizione, dell'effettuazione del viaggio e del rientro. A seguire, l'IRCI si concentrerà su un aspetto più facilmente riconducibile al lavoro dell'Istituto e che si annuncia particolarmente importante, propedeutico al giorno del ricordo. Esodo, 10 febbraio, quindi presto. Atmosfere e propaganda. Atmosfere al plurale, propaganda al plurale in esilio. Come vivono gli esuli la loro dimensione tragica? Come lanciano la loro idea? Come propagandano il dramma che stanno vivendo? E come reagisce la cittadinanza, non solo qua da noi, ma in giro? Quanti sono gli elementi e di che forza? Tutti capiscono il problema? Qualcuno no? Qualcuno ha ragione in un altro modo? Ecco, tenteremo di mettere in piedi una mostra che rappresenti questo. Prima di passare allo sport, una notizia di uno sciopero in arrivo per martedì 13 dicembre. Le segreterie regionali del Friuli Venezia Giulia dei sindacati Filt, Fit e Wilt hanno proclamato uno sciopero del personale del settore equipaggi della direzione business regionale Friuli Venezia Giulia di Trenitalia. Lo sciopero è stato indetto per il 13 dicembre con orario dalle 9 alle 17. E come vi dicevo appunto, passiamo alla pagina sportiva, conferenza stampa prepartita quest'oggi presieduta dai giocatori Alabardati, Andrea Dorante e Alessandro Lovisa in vista della partita di domenica in trasferta contro il San Giuliano City in un orario insolito, le 12. Vediamo. Ci siamo preparati bene, abbiamo iniziato tutti a iniziare dagli allenamenti, dalla colazione tutti insieme, ad andare tutti insieme a fare colazione allo stesso orario. Quindi la preparazione della partita è completa e siamo pronti. Sì, sicuramente è diverso dal solito, ma già da questi giorni, ecco, gli allenamenti ci stiamo allenando a mezzogiorno, la colazione più abbondante, quindi siamo pronti, sarà diverso dal solito, ma non ci siamo e speriamo di fare bene. Bene, adesso passiamo alle domande dai tifosi. La prima è di Lorenzo, per entrambi. Com'è giocare in uno degli stadi più belli d'Italia? Ogni volta che si scende in campo a Rocco, come ho detto prima, è qualcosa di diverso rispetto agli altri stadi. Sicuramente abbiamo la possibilità di giocare in uno stadio, come ha detto Lorenzo, tra i migliori d'Italia. Dobbiamo essere fieri di questo e regalare più soddisfazioni possibile al nostro tifoso. Sì, sono d'accordo con lui, giocare in questo stadio è un'emozione incredibile, poi quando c'è tanta gente che urla, che ti incita, è ancora più bello, ti viene voglia ancora di far di più, quindi è qualcosa di incredibile. Siamo in chiusura, vi lascio alla pagina del meteo, grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata. Benvenuti al meteo. Una serie di perturbazioni transiterà sull'Italia determinando un ponte dell'Immacolata spiccatamente instabile. Il dettaglio di venerdì 9 dicembre.
Sul Friuli Venezia Giulia, tempo variabile come ci mostra la grafica. Il cielo sarà coperto con piogge piuttosto diffuse, in genere abbondanti, localmente intense, specie sulle zone orientali. Quota neve inizialmente a 1000-1200 metri, ma in rialzo in giornata. Soffierà vento da sud sostenuto sul Golfo. Temperature stazionarie, minime intorno ai 5-10 gradi, massime invece comprese tra 8 e 14 gradi all'incirca. Vediamo ora la previsione per Trieste. Avremo poche novità, il contesto non sarà migliore, cielo grigio anche qui e rovesci diffusi un po' ovunque, localmente consistenti ma in esaurimento nel corso della notte. Venti moderati a tratti forti dai quadranti meridionali, mare poco mosso, temperatura dell'acqua in superficie intorno ai 15,2 gradi. Dal meteo di Tele4 è tutto, arrivederci.